Tradizione centenaria all'argentario, quella della pesca. Siamo qui con Armando, un pescatore da quanti anni? Eh, sono 20, quasi 27 anni. 27 anni possiamo dire di, di sacrifici, tra virgolette. Soprattutto sacrifici. Qual è la tua giornata tipo? La mia giornata tipo... Eh, partiamo la, la notte, no la mattina, la notte o mezza nottata. La domenica per esempio partiamo anche alle 9 di sera. 9-10 di sera, facciamo tutte le 24 ore. Se, se il pesce è vicino, nelle vicinanze dell'argentario, facciamo una, una giornata e veniamo a, a pesare. Se invece è più lontano come per esempio l'Erba o Montecristo, siamo costretti a fare due giorni, perché? perché i costi del gasolio non ci, non ci permettono di fare in su e in giù per, per scaricare pesci. È tanto demonizzata la pesca allo strascico e ci sono delle, dei pareri contrariati. Perché tutto questo? Cioè le persone devono capire che cosa sta succedendo? Ma sulla pesca a strascico è stata fatta una pubblicità un po' negativa. E riguardo a, a certe persone che facevano vicino qui c'è il parco dell'uccellina per esempio c'è una persona che ci ha fatto questa grandissima eh, pubblicità negativa dicendo che lo strascico distruggeva tutto quello che trovava davanti tipo posedonie, eh, questa roba qui ma so più di 100 anni che c'è questo tipo di pesca e da quando hanno cominciato a, a vietarci insomma non, non si è mai potuto andare dentro certi limiti con questo tipo di pesca però si vede proprio che muore, il mare muore se non viene arato, è come la terra praticamente. ha capito? Bellissima questa cosa di arare, arare il sottofondo Marino. Sì, sì. Bruno, altro pescatore diciamo da quanti anni qui all'Argentina? 14 anni, 53, faccia conto lei. Eh, parecchie, parecchie. Che cosa può dire in merito alla questione pesca, in merito a questa grande tradizione? È una grande tradizione che ce l'abbiamo nel sangue dai nostri nonni, da mio padre e noi, mentre i nostri figli no, finisce, muore. Ma perché muore? Che cosa vogliamo dire ragazzi oggi di avvicinarsi a questo tipo di, eh, di, di grande attività? Perché si dice che ci sono dei progetti per il futuro che riguardano il mare. Il mare sì, ci sono dei progetti però solo per il mare Adriatico, non per il Tirreno, perché se andiamo nell'Adriatico i pescherecci sono... Ben visti, mentre nel Tirreno siamo odiati. Anche mia figlia che va a scuola ha vergogna di dire che mio padre c'ha il peschereccio, perché siamo come distruttori. Beh, questo non è una cosa bella, non depone sicuramente... Il dice sempre mio padre è marittimo, basta, finisce lì, dove noi vediamo la, la vera realtà, che il mare non lo distruggiamo noi, lo salvaguardiamo, anche se vengono dicendo facendo parchi nazionali, parchi naturali come l'isola di Montecristo, Gian cioè Nutri. Se è un parco naturale nazionale che hanno fatto loro per la Toscana, chi l'ha salvaguardiato? Sempre noi, non loro. E quello che gli posso dire dei pescherecci, esempio, hanno chiuso tutto il Tirreno dal Livorno fino qui a Montalto di Castro, come noi fossimo delinquenti, ma mentre tutta l'Italia è libera. E, e noi stiamo vedendo dove loro hanno messo i blocchi e ogni tanto entra un peschereccio non si prendono più pesce perché il mare si è insalvatichito, non è stato più arato. La seppia nel mese su non viene a buttare le uova, la triglia non viene a buttare le uova. E i, i, i tramaglini che pescavano prima insieme a noi sui 30 metri, 20 metri, ora loro vengono a 50 metri, a 60 metri dove noi aramo il fondo. E tut, e per questo noi abbiamo fatto chiudere anche la zona di Giglio su 220 metri mi sembra, 220 metri, dove il Merluzzo va a buttare le uova e l'abbiamo fatto noi, noi con i biologi perché lo vedevamo che lì proprio buttavano le uova e siamo stati noi a chiedere allo Stato di chiudere, l'hanno chiuso però quando eh, gli fanno esempio su una spiaggia c'è il mese che bisogna andare a rare anche se non, non ci vogliono far prendere i pesci, mandare dei pescherecci anche senza il sacco chiuso mandarli a fare arare quei mesi per far venire la torta al pesce a, a depositare le uova e avere sempre il loro ambiente naturale. In un messaggio, che cosa possiamo tirare di positivo fuori da tutto questo? Perché ci sono tante polemiche, tanti malcontenti, però per esempio tutelare il pesce dell'Argentario? Quello sì, sarebbe un pesce doc l'Argentario, perché abbiamo veramente un pesce pulito, perché abbiamo come l'isola della Capraia, Montecristo, tutti i veri mari puliti invece viene eh, dato insieme al pesce che arriva dall'estero e quando